È Gianluca Iovolella, il commissario per la riqualificazione della viabilità dell'isola. Secondo quanto previsto dal decreto sblocca cantieri, dunque è stato nominato dal ministro Danilo Toninelli, così come anticipato durante la sua visita Nissena, l'ultima visita del ministro alle infrastrutture alla 640. Il Ministero dei Trasporti ha preso atto del suggerimento arrivato dalla regione siciliana, Danello Musumeci, e ha deciso di proporre alla Presidenza del Consiglio appunto il nome di Gianluca Iovolella, che è l'attuale provveditore interregionale delle opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, un punto a favore del Movimento 5 Stelle, come ha annunciato in una nota il leader regionale del Movimento Giancarlo Cancelleri. Ieri pomeriggio però il Presidente della Regione Nello Musumeci ha fatto un passo indietro rispetto alle suggerimento. Infatti, in un comunicato stampa ha detto: "Non conosco l'ingegnere Gianluca Iovolella, conosco invece la storia e le funzioni del provveditorato alle opere pubbliche presente in Sicilia sin dagli anni 20, istituzione statale di grandi competenze. Intanto il lavoro rispetto alla riqualificazione della viabilità, soprattutto quella interna, dovrà cominciare al più presto, come ha anticipato Giancarlo Cancelleri." A novembre del 2018 il ministro Toninelli è venuto per la prima volta in visita in Sicilia. Noi gli avevamo parlato della viabilità sia secondaria delle strade provinciali che anche di quella statale, ridotta davvero in uno stato pietoso. Lo Stato interviene sulle strade statali attraverso l'ANAS, ma sulle strade provinciali una montagna di denaro rimane posteggiata nei cassetti perché le province e la regione non riescono ad appaltare i lavori, a fare le progettazioni e soprattutto a fare le gare d'appalto per mancanza di uomini, per mancanza di denaro, ma soprattutto a volte anche per mancanza di buona volontà. Ecco, dobbiamo smontare quello che è una grande vergogna alla nostra terra. Urla vendetta avere 350 milioni di euro fermi dentro un cassetto, sapere che si possono fare oltre 250 interventi su altrettante strade provinciali in tutta l'isola e sapere però che rimangono lì senza che nessuno faccia niente. Allora l'idea del Movimento 5 Stelle siciliano qual è stata? È stata quella di dire al ministro Toninelli ci vuole un commissario straordinario che in tempi celeri, veloci, che abbattendo quelli che sono i tempi di attesa per il normale iter delle gare d'appalto riesca con coraggio, ma soprattutto con onestà, a ridare una viabilità ai cittadini siciliani. Perché è vero che è un dovere pagare le tasse, ma è soprattutto un dovere dello Stato garantire i diritti ai cittadini, e quello della viabilità è sicuramente uno dei diritti che noi cittadini siciliani abbiamo maggiormente calpestato. E allora, finalmente, dopo un iter travagliato, lungo, una legge complessa, perché per la prima volta nella storia d'Italia si nomina un commissario straordinario ad un'emergenza che in realtà è semplicemente quella della mancata manutenzione e dell'abbandono delle strade, perché non nasce, da un evento calamitoso, da un'alluvione, da un terremoto, da un crollo improvviso come il Ponte di Genova, ma nasce dall'incuria. Quindi per la prima volta in Italia avremo come regione siciliana questo importante intervento. E ora lo dobbiamo sfruttare, lo dobbiamo sfruttare al meglio. Questo iter rischiava di impantanarsi nelle nomine per i capricci del Presidente della Regione Siciliana. Noi avevamo proposto una terna di nomi di professionisti totalmente sganciati dalla politica, ma assolutamente dentro invece l'area tecnica e soprattutto l'area manageriale, perché questa persona dovrà gestire una montagna di denaro e non dovrà farsi tirare la giacchetta a nessuno, dovrà essere solo al servizio dei sindaci e dei tanti amministratori locali che gli dovranno dettare la roadmap, e questa sarà la cosa importante. Ma di fronte a questo il presidente Musumeci non ha voluto sentire ragioni, quei tre nomi non gli stavano bene. Allora il ministro Toninelli, con grande intelligenza, con grande eleganza, ma soprattutto tagliando veramente corto, ha accettato quella che è stata la proposta del presidente della regione di nominare il dottor Gianluca Iovolella, che oggi è il provveditore delle opere pubbliche della Sicilia e della Calabria, come commissario straordinario. Adesso a lui noi auguriamo ovviamente buon lavoro e ci mettiamo al suo servizio, e io spero che i tanti sindaci e i tanti amministratori possano finalmente rivolgere quel grido di aiuto che possa finalmente risolvere quella che è una questione davvero per troppo troppo tempo dimenticata, che è quella della viabilità.